Terminata la latitanza di un imprenditore carrarese eseguita l'estradizione dalla Svizzera. Il candidato a sindaco del Partito Repubblicano, Guido Mussi, correrà da solo. Presentato il nuovo consiglio di amministrazione e il programma triennale di Evam. La festa della birra non partirà nei giorni dopo Ferragosto, ancora da decidere le date. Ed è boom di prenotazioni in Toscana per queste feste di Pasqua. Fra le mete preferite, le città d'arte. Buonasera alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. E come avete sentito nell'anteprima dei titoli di apertura, è terminata la latitanza di un imprenditore carrarese. Oggi è stato estradato dalla Svizzera, dove era fuggito dopo l'ordine d'arresto. Ora dovrà scontare oltre 17 anni di carcere. Ascoltiamo tutti i particolari in questo servizio di cronaca. Terminata la latitanza di Flavio Lazzini, un imprenditore carrarese arrestato per vari reati economici e finanziari. Oggi è stata eseguita l'estradizione dalla Svizzera e ora dovrà scontare oltre 17 anni di carcere. L'imprenditore, classe 1961, era stato destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Massa di espiazione della pena residua di 17 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione per fatti di estorsione, truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Emesso il provvedimento nel marzo del 2020, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Massa Carrara, dopo aver riscontrato l'assenza dell'imprenditore sul territorio nazionale, hanno effettuato gli accertamenti, raccogliendo elementi circa la sua localizzazione in Brasile, dove ha avviato un'attività imprenditoriale. La Procura della Repubblica di Massa ha avviato poi le procedure finalizzate a disporre da parte del Ministero della Giustizia le ricerche di Lazzini in territorio estero, con la finalità di trarre un arresto per la successiva estradizione. Le ricerche avviate hanno poi consentito di accertare che il condannato si era trasferito dal Brasile in Svizzera, dove è stato arrestato il 20 dicembre scorso. L'imprenditore è stato ora tradotto dalla polizia penitenziaria nella casa di reclusione di Milano, dove sconterà la pena di oltre 17 anni, derivante dal cumulo delle condanne disposte con 5 sentenze emesse ai tribunali di Massa, Pisa, La Spezia e Milano, confermate le successivi gradi di giudizio. Adesso ci spostiamo in Lunigiano e occupiamoci di sanità. Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, ha scritto una lettera alla direttrice della ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, a seguito delle insistenti voci sul taglio di un medico al 118 di Aulla. Per Ferri l'eventualità che ciò accade è assurda e causerebbe un evidente danno all'organizzazione del sistema sanitario di emergenza di gran parte della Lunigiana, con ricadute negative sui cittadini del comprensorio aulese non solo. Poi Ferri ci sarebbe anche semmai bisogno, al contrario, di potenziare lo strategico presidio sanitario e tornare a dare centralità e importanza al ruolo dei comuni. Per questo il sindaco di Pontremoli ha invitato Casani a intervenire immediatamente. L'amministrazione comunale di Pietrasanta, nell'intento di promuovere la riattivazione dei servizi erogati al centro prelievi di Tonfano, ha intrapreso da diversi giorni un percorso di dialogo con l'azienda USL Toscana Nord-Ovest nella persona del direttore del distretto Versilia Alessandro Campani e rappresentanti delle due misericordie di Pietrasanta e Marina. Il confronto, pur nelle oggettive difficoltà e nella consapevolezza delle differenti necessità, sta procedendo in modo costruttivo e con la piena collaborazione di tutti gli attori coinvolti nell'obiettivo comune di riparare e riaprire entro fine mese la struttura. Adesso diamo spazio alla pagina politica. Il candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Massa del Partito Repubblicano, Guido Mussi, correrà da solo dopo che PD evangelisti si sono uniti per avviare il ballottaggio. Tutti i dettagli in questo prossimo servizio.
Correrò da solo. A dirlo è il candidato a sindaco del Partito Repubblicano Italiano Guido Mussi, che questa mattina ha voluto fare chiarezza in merito agli ultimi sviluppi delle trattative per trovare un nome unitario del centro-sinistra. Il candidato Mussi ha dunque confermato che correrà da solo, dal momento che non è stato possibile fare un discorso programmatico con il PD. Ieri, infatti, il candidato PD Ricci e l'ex parlamentare Fabio Evangelisti si sono uniti per cercare di sbaragliare il campo del centro-sinistra e arrivare al ballottaggio. Il Partito Repubblicano è partito con una convinzione che bisognava in tutti i modi mandare a casa questa amministrazione. Un'amministrazione che si è delegittimata da sola, dandosi degli incompetenti fra di loro, e quindi la necessità di riproporre al cittadino un programma e un'alleanza in grado di riconquistare la fiducia. Questo non è stato possibile perché purtroppo per motivi a noi semi sconosciuti non siamo riusciti a concludere un percorso che era nato circa alla fine di ottobre, circa 6 mesi fa. Un atteggiamento che noi ci aspettavamo dal PD più attento, più responsabile nei confronti del centro-sinistra, e che purtroppo si è incagliato nei nomi, solamente nei nomi. E questo non è stato un buon segnale ed è stato anche il motivo per cui il Partito Repubblicano ha deciso di continuare il suo percorso con il suo programma e con i suoi uomini. Siamo convinti di poter dare un aiuto alla città e siamo convinti anche di riscuotere del consenso da parte dei cittadini che hanno a cuore i problemi più che gli schieramenti. Mussi si è dichiarato sorpreso della notizia dell'accordo puramente elettorale fra PD e Evangelisti, dal momento che durante il tavolo con le forze del centro-sinistra non erano arrivati a nessun accordo. Io sono ormai ufficialmente il candidato del PRI, correrò da solo perché non è stato possibile trovare un'alleanza seria, concreta, programmatica con altri partiti. Per cui da domani cominceremo la nostra campagna elettorale, che sarà basata sui contenuti e non certo sugli spot. Il candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Massa, Francesco Persiani, domenica 16 aprile dalle 17 al Teatro Guglielmi incontrerà il leader della Lega Matteo Salvini in un incontro aperto a tutta la cittadinanza. E il candidato a sindaco di Massa, Cesare Ragalini, si è espresso in merito agli interventi legati al turismo. Per il candidato, il porto di Marina di Carrara e il turismo balneare di Marina di Massa possono e devono convivere. La costa rappresenta uno dei fronti dove bisogna intervenire con decisione e programmazione. Per Ragalini bisogna rifare tutto il lungomare della Partaccia fino a Poveromo, perché questo è il biglietto da visita della città, non solo sotto il punto di vista turistico. Sui grandi progetti non manca l'attenzione per la montagna. Come ha spiegato Ragalini, ogni borgo sarà esaminato da specialisti del recupero e ciascuno avrà un dettagliato programma di recupero e di rilanci. Maggiore attenzione e cura infine per la zona industriale, dove il candidato a sindaco servono riqualificazione, decoro, illuminazione, connessioni digitali veloci e soprattutto sicurezza. Vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari. Il candidato a sindaco Marco Guidi ha commentato così la proposta degli operatori della ASL Toscana Nord-Ovest, che nella giornata di ieri si sono riuniti assieme ai sindacati contro la forte carenza di personale. Per il candidato sindaco, in un territorio in cui il tasso di ospedalizzazione è superiore alla media regionale, si deve investire sul personale umano. Più medici, più infermieri, più OSS. Oltre alla carenza di personale, mancano anche però posti letto e strutture per una prevenzione di secondo livello. A rappresentare un errore, per Guidi, la chiusura del vecchio ospedale. Il mio impegno da sindaco, ha commentato così Guidi, sarà quello di battermi perché una parte del vecchio ospedale torni ad ospitare spazi sanitari e perché, ha concluso il candidato, in ogni quartiere della città nascono poliambulatori necessari per l'attività di prevenzione e per dare vita alla sanità territoriale.
È sempre il candidato Guidi a sindaco alle prossime elezioni amministrative e si è espresso anche in merito al Monte di Pasta. Per Guidi è triste vedere come per troppi anni sia stato abbandonato e dimenticato, fatta eccezione per alcune associazioni di volontari che hanno cercato di prendersene cura. Per il candidato a sindaco un punto fondamentale è valorizzare e riqualificare il Monte di Pasta, ad esempio per farlo diventare un orto botanico, per migliorare e rendere più funzionale la piazzetta antistante e restituire dignità al suo monumento. In vista alle prossime elezioni comunali di Massa, in programma a maggio, con Commercio Luca Massa Carrara, ha deciso di organizzare per giovedì 20 aprile, con inizio alle 21, un confronto pubblico con tutti gli aspiranti alla poltrona del primo cittadino. La serata si svolgerà nella Sala della Resistenza all'interno del Palazzo della Provincia in Piazza Aranci e vedrà Commercio predisporre una serie di domande in merito di commercio, turismo e servizi, alle quali il candidato a sindaco avranno modo di rispondere presentando così i rispettivi programmi. Andiamo adesso a Pietrasanta. Il candidato a sindaco Alberto Stefano Giovannetti punta ad una città ancora più green, con tanti progetti ad attuare nel suo secondo mandato, come la completa piantumazione della Via dell'Unità d'Italia. Come ha spiegato Giovannetti, Pietrasanta sarà sempre più verde ed accogliente, sia per offrire nuovi spazi di ritrovo in mezzo alla natura, ma anche per garantire una cornice green a tutti e a tanti punti di passaggio del territorio. Presto, come ha ricordato l'attuale sindaco, verrà realizzato un parco con 100 nuove piante lungo il Piate Acqua, grazie alla riqualificazione di due aree che saranno restituibili alla fruibilità dei cittadini. Ma l'obiettivo più ambizioso sarà invece quello di ripiantumare uno scorrimento importante come la Via Unità d'Italia, dall'uscita autostradale fino alla rotonda sulla Via Aurelia che conduce a Motrone. Presentato questa mattina presso la sede di EVAM a Massa il nuovo Consiglio di amministrazione e il programma industriale triennale di gestione. Tutti i dettagli. Questa mattina alla sede EVAM di Massa è stato presentato ufficialmente il nuovo Consiglio di amministrazione e il programma industriale triennale di gestione, che prevede tre punti chiave per lo sviluppo: puntare sulla materia prima con l'attivazione di nuove sorgenti, l'aumento della produzione e l'incremento della distribuzione attraverso il rafforzamento della rete commerciale e della comunicazione. Non manca attenzione al territorio con la promozione di eventi sportivi e culturali. L'ingegnere Massimo Gelati è dunque il nuovo presidente di EVAM, ente valorizzazione acque minerali, che produce e commercializza le acque minerali Fontevive e Amorosa. Ad affiancarlo Paolo Agostini, dirigente bancario, e Rossanna Pollina, commercialista. Sono due persone che vengono d'esperienza finanziaria, bancaria e anche di commercialista, e unita alla mia esperienza tecnica credo sia una squadra molto valida. Di interesse strategico il piano industriale 2023-2026, illustrato attraverso la presentazione di 10 punti del programma, dal consolidamento del business attuale con completamento dei progetti in essere, alla grande attenzione alle certificazioni ambientali di qualità. Per sviluppare l'azienda servono tre cose: la materia prima, la produzione e le vendite. Quindi contemporaneamente dobbiamo cercare l'aumento di materia prima andando a utilizzare meglio le fonti esistenti o esplorando nuove fonti. C'è un tema di produzione, in quanto oggi gli impianti lavorano su un turno solo, ma sappiamo che molte aziende di acque minerali lavorano su più turni, quindi la produttività può essere raddoppiata se non triplicata, ma questi due punti sarebbero vani se non ci sono le vendite a valle, che quindi favoriscono la distribuzione del prodotto nei canali sia Horeca che grande distribuzione e soprattutto l'estero, dove sappiamo che l'acqua, soprattutto l'acqua minerale italiana, ha una grandissima, un grande valore.
Si è concluso positivamente l'incontro presso la Commissione Europea Direzione Generale del Mercato Interno dell'Industria e dell'Imprenditoria, avente ad oggetto la conseguenza delle disapplicazioni in Italia delle direttive e servizi rispetto alle concessioni balneari e le ripercussioni della stessa su un possibile ed auspicabile riordino della materia demaniale. All'incontro era presente anche Balatresi Nocchi Matilde, referente per massa dell'associazione con gruppo in 500 sulla Battigia. Durante l'audizione è stato possibile riferire ai funzionari della Commissione europea non solo il dissenso dei cittadini italiani nei confronti di una pluridecennale politica che ha sempre favorito interessi di categoria a scapito del diritto all'uso pubblico, ma soprattutto rimarcare con forza la necessità rispetto alla nuova normativa europea sulla gestione integrata della zona costiera posta a tutela dell'ambiente e del delicato ecosistema caratterizzato la costa. In 500 sulla Battigia farà un incontro anche con i candidati a sindaco del comune per conoscere quali siano i loro programmi e progetti. L'incontro avverrà alle 15 di sabato 15 aprile. Domani mattina la Toscana sarà interessata da una perturbazione in transito, previsti piogge temporali. La sala operativa unificata della Protezione Civile Regionale ha per questo emesso un codice meteo di allerta, codice giallo, valido dalle 22 di questa sera fino alle 9 di domani mattina e per tutta la Toscana meridionale, buona parte della costa e l'arcipelago. Per celebrare il 78esimo anniversario della liberazione di Carrara, martedì 11 aprile, con inizio alle 10.30, è stato convocato a Palazzo Civico il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria aperta in forma solenne. Prima dell'apertura dei lavori, alle 10 in piazza 2 giugno, è prevista la deposizione di una corona al cippo commemorativa alla medaglia d'oro al valore militare della provincia di Massa Carrara. Al termine si aprirà il Consiglio Comunale solenne con i saluti del Presidente del Consiglio Cristiano Bottici e del Sindaco Serena Arrighi. Di seguito gli interventi del Professor Daniele Canali e di Almarella Binelli e Presidente Anpi Carrara. Torneremo anche sulla questione della festa della birra già annunciata nello scorso telegiornale, ma ne parleremo subito dopo la pubblicità. Cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede Asmiu in Via dei Limoni. Asmiu, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Ciao!
Italnolo! Tutto il bello del fare. Revisionare. Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden. Dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto. Con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295, a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. Quando mi è stato chiesto di candidarmi, è sorta l'obiezione che di questi tempi ci vuole un bel coraggio a mettersi in politica. Invece non ne occorre. Basta la consapevolezza che quello che fai non è dettato da scopi edonistici o egoistici, ma è finalizzato al miglioramento della meravigliosa città nella quale hai avuto la fortuna di nascere e di vivere. È innegabile che Massa ha subito un degrado economico e sociale che l'ha relegata agli ultimi posti in tutta l'Italia centro-settentrionale. Peggioramento ingiustificabile, considerando che abbiamo un patrimonio naturale unico ed una potenzialità immensa, attesa sia la posizione strategica sia la complessità del territorio. Ancora latte. Candidare Massa a capitale della cultura per il 2028, trecentennale della nascita di Alessandro Guglielmi, è un obiettivo ambizioso ma realizzabile. Altri progetti fattibili sono il recupero filologico del Palmiere Ducale, l'ampliamento della biblioteca comunale negli spazi di Palazzo Buttiglione, la creazione di un percorso artistico negli spazi verdi del Museo Storico Cittadino. Vi sono poi beni di grande interesse quali il Castello Malaspina, Palazzo Ducale, Villa Rinchiostra, Villa Massoni, il Teatro Guglielmi, il Rifugio Antiaereo, il Duomo, il Museo Diocesano, che, valorizzati e utilizzati in sinergia tra loro, potrebbero fare di Massa un centro di interesse nazionale. Diamo valore alla città. Votate Repubblicano. Votate Guido Bussi. E come vi abbiamo annunciato prima dello spot televisivo, la festa della birra non partirà nei giorni successivi a Ferragosto. A confermarlo gli assessori di Carrara, Lara Benfatto e Carlo Orlandi, che hanno spiegato che le date definitive devono ancora essere stabilite. Festa della birra, ancora da stabilire le date definitive. A dirlo gli assessori di Carrara al commercio Lara Benfatto e alle partecipate Carlo Orlandi, a seguito di alcune voci che avevano ipotizzato l'anticipo della prossima edizione ai giorni immediatamente successivi a Ferragosto. Come hanno spiegato gli assessori, la festa della birra è un appuntamento tradizionale molto amato da tutti in città, ma deve essere soprattutto un'attrattiva per il turismo, attivando visitatori e garantendo ricadute per il tessuto commerciale. Siamo convinti che un evento di questa portata debba essere sempre di più un volano economico per la città tutta e debba avere l'obiettivo di allungare la stagione estiva. Di certo non si può trasformare in un problema, hanno spiegato Orlandi e Benfatto.
Proprio per questi motivi, da tempo stiamo lavorando per individuare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte, andando a intervenire quindi anche sulle date della manifestazione. Gli assessori si sono dichiarati pronti a un confronto con operatori e cittadini. Ad oggi la certezza, come hanno voluto sottolineare gli assessori, è che la Carrara Beer Fest non partirà il 19 agosto. A esprimere forte contrarietà all'ipotesi di anticipare la festa della birra, anche Nadia Cavazzini, vicepresidente provinciale di Confcommercio e ristoratrice di Carrara. L'idea di spostare l'evento ad agosto, ha commentato, porta con sé la forte protesta e preoccupazione da parte di chi in quei giorni vive il momento dell'anno in cui lavora di più. Questa mattina una delegazione da Quanshan, provincia della Repubblica Popolare Cinese, ha incontrato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini. Durante l'incontro sono stati pianificati i futuri scambi culturali con la città cinese che coinvolgeranno gli studenti delle scuole aulesi. Nell'occasione Valettini ha ricordato quando a inizio aprile 2020, durante la prima e terribile ondata pandemica, giunsero ben 50.000 mascherine dalla Cina. Il comune di Aulla, primo in Toscana, distribuì le mascherine alle associazioni di volontariato e alla cittadinanza. Boom di prenotazioni in Toscana per queste prossime feste di Pasqua. Fra le mete preferite le città d'arte, ma anche gli agriturismi. Vediamo. Superati gli anni bui della pandemia di Covid, secondo i dati di Coldiretti, un italiano su quattro ha deciso di cogliere l'occasione delle festività pasquali per ripristinare brevi viaggi, rimpatriati o anche solo gite dalla mattina alla sera. Il 95% resterà in Italia e fra le mete preferite c'è la Toscana, città d'arte, in primo luogo Firenze, Siena e Pisa, ma non solo, visto il boom di prenotazioni registrate dagli agriturismi, almeno 500.000 le presenze previste sul territorio nazionale. Il centro studi di Assoturismo Confesercente invece è stimato in 1.700.000 le presenze nei centri del turismo culturale, 980.000 saranno turisti internazionali, il 56% del totale, con questi paesi di provenienza, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Austria, Olanda, ma sono in timida ripresa anche gli arrivi da Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud, India e Brasile, assenti i russi, inevitabile conseguenza della guerra contro l'Ucraina. Le previsioni meteo non ottimali, soprattutto a causa delle temperature rigide che stanno provocando danni ad almeno il 70% delle coltivazioni. In Toscana la situazione si prospetta variabile. Sabato temporale al mattino con neve oltre i 1200 metri, pomeriggio schiarite. Domenica maltempo e freddo per tutto il giorno, Pasquetta con cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione delle zone orientali e meridionali. E le temperature massime finalmente cominceranno ad innalzarsi. Oltre 40 aziende agroalimentari del territorio in esposizione, 20 tra convegni, interviste e talk con degustazioni, 10 show cooking, 5 laboratori per bambini e altro ancora. Questi i numeri della prima edizione del Food Expo Versilia in programma nel Centro Congressi Principino Eventi a Viareggio dal 22 al 24 aprile. Una vetrina di eccellenza dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali rivolta a tutti, dalle famiglie al pubblico appassionato, dai professionisti di terra e di bordo e agli operatori del settore ricettivo, con l'obiettivo di far conoscere le eccellenze del territorio e quindi stimolare un'offerta enogastronomica distintiva e di qualità. E adesso, come ogni venerdì, appuntamento con la rubrica dalla parte dei consumatori. Buonasera e ben ritrovati. Oggi parleremo ancora una volta dei contratti dell'energia elettrica e del gas, perché nelle ultime settimane si sono rivolte al nostro sportello tante persone che sostanzialmente si sono trovate applicate in fattura delle tariffe di gran lunga superiori rispetto a quelle che venivano in precedenza applicate. È una materia questa abbastanza complessa, perché con l'entrata in vigore dei vari decreti appunto degli anni dell'anno scorso era consentito modificare
modificare da parte delle società nel mercato libero le condizioni contrattuali, a meno che dovevano rimanere appunto vincolate fino ad aprile del 2023, sostanzialmente ora, a meno che non ci fossero appunto presenti dei requisiti particolari. Quello che stiamo sostanzialmente registrando è che, essendo sostanzialmente ad aprile 2023, c'è un'attività molto frenetica da parte delle società che appunto vendono l'energia e il gas per modificare appunto le condizioni economiche e le tariffe, ovviamente a danno dei consumatori e a favore di loro stesse. Quindi questa è una materia piuttosto complessa. Anche noi appunto stiamo elaborando come Confconsumatori con la nostra responsabile nazionale del settore energia una tabella appunto riepilogativa di tutta la casistica che può capitare. Sostanzialmente quello su cui vogliamo puntare l'attenzione dei consumatori è quello di verificare quando vi arrivano appunto le fatture del gas e dell'energia elettrica cosa è previsto sulla prima pagina della bolletta in alto con riferimento al tipo di contratto che risulta a voi applicato e qual è la data di scadenza dello stesso, perché appunto con questa data finale con la possibilità sostanzialmente da maggio di modificare le condizioni economiche, moltissime appunto società hanno cambiato anche la data di riferimento appunto dei contratti e sostanzialmente mettono in enorme difficoltà i consumatori. Tante persone appunto si sono rivolte al nostro sportello dicendo di essere stati contattati perché per proporre appunto nuovi contratti, oppure altri ci riferiscono di aver notato un aumento spropositato della quota dell'energia o del gas, ed è stato riferito che queste società hanno mandato appunto l'informativa come prevede la normativa, mentre in realtà loro non hanno ricevuto nulla. Quindi state molto attenti, verificate correttamente le vostre bollette, le date di scadenza che sono riportate, in caso di dubbi rivolgetevi alle associazioni dei consumatori che hanno appunto la possibilità di analizzare più nel dettaglio le fatture e di darvi un aiuto. Non sottoscrivete mai contratti sottoscrivete per modo di dire, non stipulate mai contratti telefonici, per cui se ricevete appunto delle telefonate a casa da parte di società che vi offrono dei prezzi apparentemente più bassi sia dell'energia che del gas, non date mai il consenso alla registrazione della telefonata né appunto stipulate contratti via telefono, perché sono quelli peggiori sostanzialmente, perché soltanto a posteriori in realtà molto spesso si verificano, si trovano delle situazioni in cui le condizioni applicate dette al telefono sono diverse rispetto appunto a quelle che compaiono in fattura. E soprattutto l'ultima cosa su cui vogliamo puntare l'attenzione, ultimamente molte persone lamentano di telefonate da parte delle società di energia storiche con le quali hanno i contratti dicendo che gli risulta verificato un cambio gestore. In realtà le persone non hanno mai fatto il cambio gestore ed è soltanto un escamotage, un trucco che usano queste società per dire ok, ci risulta questo cambio gestore, però se vuoi puoi rientrare con noi, però a questo punto il contratto vecchio è caduto e quindi ci sono le condizioni nuove. Su quest'ultima questione abbiamo fatto dei reclami che sono andati a buon fine, per cui smascherato il giochino, le condizioni contrattuali sono rimaste appunto quelle vecchie, quindi state molto, molto attenti, perché in questo mese di aprile e nei mesi successivi fino all'estate, in questa giungla del settore dell'energia, possono verificarsi tantissime sorprese a danno dei consumatori. Per stasera è tutto. Nominata Forte dei Marmi la Commissione Pari Opportunità. Il sindaco Bruno Murzi, con funzione di presidente, Alberto Muttigini, consigliere comunale di maggioranza, Graziella Polacci, consigliere comunale di maggioranza, Rachele Nardini, consigliere comunale di minoranza, Luca Lazzarini, segretario generale dirigente del servizio, Ildel Zamberoni, Sabrina Nardini, Veronica Tomasini, Chiara Bagaglin, Paolo Barbieri. Secondo quanto stabilito dal regolamento comunale della Commissione Pari Opportunità, la Commissione è infatti composta dall'assessore o consigliere con delega alle pari opportunità, competente di diritto con funzione di presidente, da tre consiglieri comunali designati dai rispettivi gruppi consigliari, dal dirigente del settore di competenza o suo delegato, da quattro donne ed un uomo residenti nel comune di Forte dei Marmi.
Doni alla pediatria della NOA di Massa. L'associazione Mani di Mamma ha donato cappellini, sacchi nanna, copertine e pupazzetti in lana naturale. Il materiale sarà utile per curare ancora meglio i piccoli pazienti. L'associazione Il Porto dei Piccoli di Genova, di cui è direttrice Gloria Camurati e Leonardi, invece ha fatto visita oggi alla pediatria, donando ai bambini ricoverati uova di Pasqua di cioccolato. E la Pasqua è arrivata anche con un pizzico di anticipo per gli ospiti del Regina Elena di Carrara, grazie ai giovani talenti della Carrarese Calcio che assieme all'allenatore Fabio Gozzani hanno portato doni e qualche ora di spensieratezza agli anziani della casa di riposo. A organizzare l'iniziativa solidale l'associazione ADA Carrara Fosinovo tramite la presidente Laura Menconi. Mercoledì i piccoli calciatori hanno portato agli ospiti delle RSA cioccolatini e ramoscello di ulivo benedetti, simbolo della Pasqua e della speranza di una pace che possa tornare presto nel cuore di tutti, in particolare là dove oggi non ci sono ancora conflitti in corso. I nonni della Regina Elena hanno regalato ai bambini le uova di Pasqua e un bellissimo biglietto di auguri con una targa da appendere nello spogliatoio della squadra. E sempre alla Regina Elena, ieri la ditta GF1 di Silvestro e Stefano Panconi ha fatto recapitare un carico davvero dolcissimo. Tante uova di Pasqua colorate buonissime per festeggiare tutti assieme. Dai nipotini ai nonni, è questo il senso del progetto portato avanti dall'asilo Nido Giovanna Filippi Bisciotti di Pontremoli, che in queste giornate ha visto protagoniste educatrici, mamme, papà e bambini alle prese con una vera colla ai colori per realizzare le uova pasquali, che nella giornata di domenica 2 aprile hanno fatto bella mostra di sé sotto ai portici del palazzo comunale. Uova coloratissime di carta, latte, carta pesta, plastica, pasta e chi più ne ha più ne metta, frutto dell'inventiva delle mamme e dei papà. Tantissime uova di tutte le misure e materiali hanno animato il banco allestito domenica nel corso di tutta la giornata, attirando lo sguardo e la curiosità dei passanti e di tutte le famiglie. Dopo tutte le uova realizzate dai più piccoli sono state donate alle RSA del comune di Pontremoli e del centro giorno di via Mazzini. Continuiamo adesso a occuparci di Pasqua a tavola e continua il nostro viaggio alla scoperta dei dolci tipici pasquali. Questa sera la rubrica della nostra Ilaria Borghini, il Giro d'Italia con 6 dolci pasquali, si ferma a Napoli. Gustiamocelo! Tra i dolci pasquali più famosi al mondo, una delle protagoniste assolute è la pastiera napoletana. Nota fin dal 1600, questa torta viene servita alla fine del pranzo pasquale in tutta la Campania, dopo un pranzo che inizia con il classico casatiello napoletano. Dorata e croccante esternamente, morbida e profumata all'interno, la pastiera è una torta di pasta frolla con un ripieno ricco e sostanzioso a base di ricotta fresca, zucchero, uova, frutta candita, grano bollito nel latte e acqua dei fiori d'arancio. In origine la pastiera era preparata nel periodo compreso tra l'Epifania e la Pasqua, un intervallo di tempo che secondo la tradizione locale era considerato il migliore sia per la ricotta sia per il grano. E proprio sulla sua origine ci sono diverse leggende. Si racconta che ad averla creata sia stata la sirena Partenope. Ricevuti 7 doni da Partenopei per ringraziarla di aver scelto come sua dimora il Golfo di Napoli, ossia la farina, simbolo di ricchezza e fecondità, la ricotta, simbolo di abbondanza, le uova, simbolo di fertilità, il grano cotto nel latte, simbolo della fusione di regno animale e vegetale, i fiori d'arancio, simbolo del profumo della terra campana, le spezie, omaggio di tutti i popoli, e lo zucchero per celebrare la dolcezza del canto della sirena, Partenope li gradì così tanto che decise di mescolarli, creando un dolce magnifico, la pastiera appunto. Secondo altre fonti, invece, sarebbe stata una suora nel convento benedettino di San Gregorio Armeno ad aver ideato la ricetta nel XVI secolo. Volle infatti creare un dolce che potesse unire insieme alcuni degli ingredienti più simbolici del periodo pasquale.
Secondo la tradizione, infine, le sette strisce che ricoprono la passiera riprodurrebbero la planimetria dell'antica città di Neapolis, ovvero il centro storico della Napoli attuale, con i tre decumani e i quattro cardini della città antica greca. È grande attesa a Pontremoli per il 16 aprile, quando andrà in scena la seconda edizione di Pontremoli Barocca. Le porte di alcuni dei suoi palazzi più belli si apriranno per permettere al grande pubblico di godere delle bellezze nascoste dalle austere facciate per una giornata di aperture straordinarie sotto molti aspetti. Questo anno è prevista l'apertura di oltre 30 palazzi del centro storico inseriti all'interno del sito UNESCO, le strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rogli, affiancate dalle ville suburbane di Ponente. In occasione della giornata festiva pasquale verranno installate le isole ecologiche di cortesia sul territorio comunale di Carrara. Si tratta di alcuni contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti organici che verranno posizionati in prossimità del campo sportivo di via Covetta, del campo scuola di via Bastagrande e in via Piave in zona stadio. Il lunedì di Pasquetta non verrà effettuata la raccolta dell'organico, che verrà recuperata al martedì e al mercoledì. E occupiamoci adesso di sospensione idrica. Mercoledì 12 aprile verranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente il comune di Bagnone in località Agnetta, Vico Canneto, Vico Valle, Vico Chiesa, Correllaga, Luegio e Montale, Monterole, Nezzana, Orturano, Grottò, Stazzone e il comune di Villafranchi in Lunigiana, in località Merizzo e Virgoletta. Dalle 9 alle 13 si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e abbassamenti della pressione di rete. E dato l'allerta che vi abbiamo annunciato durante questo corso dell'edizione del telegiornale, diamo uno sguardo nel dettaglio a che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 8 aprile. Tempo variabile, temperature in aumento, venti moderati, mare mosso. Domenica 9. Cielo poco nuvoloso, temperature in calo, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi, tempo stabile e soleggiato, temperature in rialzo, venti deboli, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Ed è con il bollettino meteo che io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata!